Cari amici, ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, martedì Consiglio dei Ministri per la proroga sullo stato dell'emergenza, poi ok a DPCM, Speranza conferma, stretta su mascherine. Il governo si riunirà prima per il via libera alla proroga, ci sarà la firma sul nuovo provvedimento anti-Covid e dovrebbe durare 30 giorni. Confermerà tutte le misure vigenti e l'obbligo di mascherine all'aperto. Ogni altra iniziativa, lo spiega il Ministro della Salute, sarà condivisa con le regioni. VIP, club di calcio e anonimi cittadini, le donazioni fatte agli ospedali pubblici lombardi nell'emergenza, automediche e assunzioni, così sono stati usati i soldi. La lista dettagliata per ogni azienda sanitaria lombarda che il fattoquotidiano.it ha consultato in anteprima è stata fornita dalla regione su richiesta dei consiglieri 5 Stelle Fumagalli e Piccirillo. Da Djokovic al Milan, da Berlusconi ad Armani, dalla coppia Fedez-Ferragni fino a centinaia di persone non famose, insomma, come sono stati investiti i finanziamenti derivati dalla solidarietà degli italiani. Dallo smaltimento dei rifiuti alle dotazioni di dispositivi di protezione, passando per le automediche e anche gli strumenti per lo smart working, senza dimenticare le donazioni di beni in natura, dalle pizze ai croissant. Stop alle multe per ONG e confisca navi, ok del governo a modifica dei decreti di sicurezza, approvata la norma Willy contro i violenti, dalla cancellazione delle multe milionarie per le ONG al ritorno della protezione umanitaria. Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto su immigrazione e sicurezza. Zingaretti ha detto: decreti propaganda di Salvini non ci sono più. Ok anche al DASPO per i violenti dai locali pubblici, che arriva dopo l'uccisione del giovane al Colleferro. Lega, nuovo record, scoperte altre 100 operazioni sospette, flussi di denaro per milioni di euro e operazioni sospette. La Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Film Commission e sui commercialisti vicini alla Lega di Matteo Salvini, ora indaga appunto su questo. L'accelerazione è arrivata anche dopo il vertice con i colleghi di Genova, che stanno lavorando sulla scomparsa dei 49 milioni di rimborsi. Ballottaggi, il centrodestra vince solo in un capoluogo su 9. Al primo turno era avanti in 5 città e ne governava 4. La conferma di Alessandro Ghinelli ad Arezzo, l'unica soddisfazione per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia nelle grandi città. A Lecco e Chieti riesce il ribaltone del centrosinistra, Matera del Movimento 5 Stelle, e a Crotone vince a sorpresa il candidato civico. Situazione capovolta rispetto a 2 settimane fa. Fallisce anche l'assalto a Bolzano e Reggio Calabria. Il Carroccio perde Cascina in Toscana, così come Legnano, Saronno e Corsico in Lombardia. Flavio Briatore rischia un processo per corruzione. Favori al direttore dell'Agenzia delle Entrate per riavere lo yacht sequestrato. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dell'imprenditore e altri 4 indagati: il suo commercialista Andrea Parolini, il direttore delle entrate Walter Pardini e 2 funzionarie. Secondo l'accusa, il proprietario del billionaire aveva dato il suo assenso a convogliare personaggi illustri e a dare visibilità nelle occasioni mondane alle attività di Pardini in Kenya. In cambio voleva ottenere dall'agenzia un'interpretazione a lui favorevole nella vicenda dell'evasione dei 3,6 milioni di IVA che nel 2010 aveva portato al sequestro della sua imbarcazione del valore di 20 milioni. Mancano i docenti, i genitori in sciopero in una classe a Firenze. Non mandiamo più figli a scuole, dicono. La preside dice presto a regime, e succede in una sezione dell'istituto comprensivo Compagni Carducci, dove i ragazzi vanno in aula solo per 3 ore al giorno. I genitori a Firenze Today hanno detto che la scuola ha avuto mesi per organizzarsi. La dirigente e reggente Centose dice su 25 classi della scuola media solo una ha ancora problemi. Stiamo monitorando la situazione.
Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, oltre 500 persone ricoverate in ospedale in Campania. Sono oltre 500 le persone positive al coronavirus ricoverate in ospedale in Campania e per la precisione sono 506. 43 di queste si trovano attualmente in terapia intensiva, è quanto si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, diffusi nel bollettino pomeridiano nazionale del 5 ottobre. Omicidio Megali, la polizia esegue un'ordinanza di custodia cautelare. Dalle prime ore appunto di questa mattina la squadra mobile di Napoli è impegnata in un'operazione di polizia giudiziaria nell'area Flegrea. Gli uomini della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Covid positivi a Pozzuoli e Bacoli. 4 cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus, 3 appartengono allo stesso nucleo familiare, 1 è un lavoratore del settore sanitario ed ha la febbre. I casi attualmente positivi in città salgono a 14, di cui 2 ricoverati in ospedale e 12 in isolamento domiciliare. È necessario indossare la mascherina. All'aperto, appunto, e soprattutto nelle attività commerciali bisogna indossare la mascherina. Esorto i titolari a controllare, dicono, che i propri dipendenti indossino correttamente la mascherina. Tenerla abbassata non serve a nulla, così come esorto i ragazzi ed i propri genitori a non recarsi a scuola se si manifestano sintomi. Questa fase della pandemia è particolarmente complessa e caotica. Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti. Rispettiamo le regole, lo spiega Iosi Gerardo dalla Regione, appunto, sulla situazione Covid a Bacoli. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti da Udine. Si è svolta a Lignano Sabbiadoro il 4 ottobre la Corsa delle Rose, con una splendida mattina di sole e quasi 700 atleti, in maggioranza donne, ma anche tanti uomini. È stata un'occasione di sport e solidarietà, un'iniziativa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con la collaborazione del Comune di Lignano, proprio per sensibilizzare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. Parte del ricavato è stata infatti devoluta a questa associazione della sezione di Udine. Alle 9.30 è stata programmata dalla piazza Marcello d'Olivo la partenza con i 2 percorsi a scelta di 5-9 km che si sono sviluppati lungo mare e in parte nel centro cittadino. Prima donna al traguardo, Moira di Tarcento, che ha dedicato la sua partecipazione alla mamma. È tutto. Al via una settimana ricca di eventi a Trieste con la partenza della 52esima edizione della Barcolana. A contorno della competizione velistica avranno luogo appuntamenti culturali che parleranno di mare, vela e viaggi. Per l'edizione 2020 il numero degli iscritti è salito a 1424, grazie a tanti affezionati della vela che non potranno essere presenti ma hanno voluto iscriversi lo stesso. Ma il tempo ed emergenza sanitaria non fermeranno neppure quest'anno la Barcolana, anche se i 19 equipaggiamenti provenienti dai 5 paesi dovranno affrontare prove impegnative in presenza del vento scirocco. La regata più affollata al mondo si svolgerà in totale sicurezza con i test antigenici effettuati a tappeto, con le mascherine pre e post gara e la misurazione della temperatura a bordo. La kermesse velistica in programma nel Golfo di Trieste per il giorno 11 ottobre sarà la seconda manifestazione internazionale dopo la Maratona di Londra a dotarsi delle specifiche linee guida per il contenimento dell'emergenza sanitaria. È tutto, Sabrina Cicotti per Radio Science. Con le altre notizie per il riguardante il Friuli Venezia Giulia. Anti-influenzale, le farmacie restano in attesa. La vaccinazione anti-influenzale quest'anno è raccomandata e viene proposta gratuitamente alle persone più a rischio di complicanze. Gli over 60, appunto, i malati cronici, le donne in gravidanza o allattamento, i bambini nella fascia di età 6 mesi, 6 anni. Inoltre viene proposta a donatori di sangue, familiari e contatti
di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e operatori sanitari. Si rifiuta di pagare il conto, poi aggredisce gli agenti. Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta e per essersi rifiutato di fornire appunto le proprie generalità. È stata denunciata appunto, come dicevamo, un uomo classe 1987. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.